Si avvicina la stagione delle vacanze, un periodo di svago e di relax per tutti, o meglio quasi per tutti, non per i portatori di disabilità, spesso esclusi dalla possibilità di viaggiare, trovare un albergo idoneo o anche solo di raggiungere il mare per riuscire a nuotare. Fa eccezione lo stabilimento La Madonnina a Focene, sul litorale laziale, già da 6 anni accessibile a chiunque, a disposizione soprattutto di persone con disabilità. Riapre il 1° giugno, così presto sarà estate anche per loro. Non ci sono barriere architettoniche, ma soprattutto non ci sono barriere di rapporti interpersonali. Qui non è un ghetto per i disabili, questa è una spiaggia dove abbiamo centinaia di giovani. Quello che ci dicono i disabili quando vengono qui è che si sentono normali, che si sentono accolti, non si sentono gli occhi addosso. State lavorando per prepararvi ad aprire? Sì, ogni anno partire è difficile perché apriamo sempre con le nostre forze, con le nostre braccia, non abbiamo imprese che ci aiutano. Qui lavorano uomini e donne che frequentano la vicina parrocchia, l'unica in zona, c'è chi fa la spesa e chi cucina. I ragazzi sistemeranno la statua della Madonnina, a cui è intitolato lo stabilimento di Via degli Atolli, su uno scoglio all'ingresso. Un'iniziativa così nobile e utile che è giunta all'orecchio di Papa Francesco, che ha deciso di dare una mano all'associazione San Luigi Gonzaga, che gestisce la struttura per coprire le spese dell'affitto annuale della spiaggia. Papa ha dato attraverso le elemosiniere questo contributo che ci ha sorpreso ed è un sostegno innanzitutto economico ma soprattutto morale, questo dà una spinta in più. Un lavoro di squadra che diventa servizio. Il peso del corpo come morto in mare trova una grandissima leggerezza e loro, anche persone ultra novantenni, portiamo in mare e vediamo delle esperienze straordinarie, cioè vediamo che loro, cioè, ci sono alcuni che gridano dalla gioia. Non vorrebbero più uscire da là. Questo è uno dei problemi che abbiamo. Abbiamo due job, che sono le sedie con cui portiamo i disabili in mare, e a volte diremo se le rubano l'uno con l'altro, ma tornano bambini. Beh, ciao, siamo tutti bambini qui, siamo tutti bambini, siamo qui per imparare a diventare bambini.